E là ragazzi, bentornati di nuovo con Impianti contro Zombie. Hey, wanna buy an extra seed slot? Vuoi comprare un slot extra per semi? Costerà 5.000, ma potrai tenere 8 semi. Per level instead of 7, non so comunque. Come ti sembra? Sì. Bene. Oh, bene. Ok, adesso possiamo contenere 8 semi. Prendiamo ovviamente la squash perché è veramente forte. Ma sì, dai, andrà bene. Un'altra cosa, sono ovviamente i soldi, le monete che ho raccimolato in giro. Ah, vabbè, sono le monete che ho raccimolato in giro perché ovviamente. Per problemi della registrazione ho dovuto ricominciare il gioco. E la registrazione. E la. No, scusate. E le monete sono. Penso di averne tirate un po' di più. Non so, meglio comunque. Anche perché ogni tanto mi sfuggirà una moneta qua e là. Tipo quelle d'argento che sono piccole. Ma la maggior parte delle monete le prenderò. Più avanti vi farò vedere anche un trucchetto per prendere molte monete, che serviranno durante il gioco le monete perché dovremo comprare molte altre piante e tipo adesso gli slot semi, robe vai. Dicevo, la lilypad mi raccomando, quando iniziate un livello acquatico ovviamente, mettete prima le piante e poi la lilypad, cioè se avete 25 non usateli per la lilypad ma aspettate quello dopo e mettete un girasole, perché ovviamente il girasole serve di più. Allora, adesso che quello si sta ricaricando, io metterei una bella squash qua. Così vi faccio vedere il suo utilizzo. E direi intanto di mettere un po' di difese qua e là. Dai, bello zombie. Vai vicino alla squash che ti diverti. Risata malefica. Come vedete, appena se ne accorgerà dello zombie che dovrebbe essere una casella più avanti. Lui salterà, la squash ovviamente, salterà e andrà a colpire lo zombie. Schiacciandolo ovviamente con un colpo. Cos'è successo? Un pacchetto regalo! Minigames unlocked. Praticamente avranno sbloccato i minigames che farò a fine gioco. Dopo tutta l'avventura farò vedere come superare al meglio, o meno, al meglio, come superare i minigiochi. Anche perché al meglio non lo so, ci saranno ovviamente delle tattiche molto più efficaci della mia. E cos'altro dire? Mi piacciono questi livelli della cosa qui. Come si chiamano? Della piscina. Perché si chiamano livelli della piscina, ovviamente. La piscina. E mi piacciono, ma il mio preferito, senza fare spoiler, è l'ultimo mondo. Che andremo a scoprire tra molte parti. Dato che adesso siamo solo al 3-2. I mondi sono 5, quindi 10 livelli ciascuno sono altri 18 livelli, quindi altre 18 lunghe parti. Vabbè, comunque è bello sto gioco perché è abbastanza lungo, poi vasta varietà di minigiochi che, come ho già detto, farò vedere a fine gioco.
ovvero come parti extra, quindi vi verranno molte parti di questo gioco. Niente, godiamoci gli zombie che pian piano muoiono congelati. Anche perché non... Ah sì, non si chiama me. No, niente, ho visto che l'ultima parte è andata a buon fine, diciamo, cioè almeno l'ha registrata. Che è? Ah, il giornale, dice che il giornale, ah, ne è lì, ciao bello. Non l'avevo neanche visto. Ho visto che l'ultima parte è andata a buon fine, quindi penso che sì, dai, sia un buon programma alla fine, fra. Ecco, vedete, già arrivano un tizio col caschetto in acqua. Lol, non so perché hanno piantato un altro, non me lo chiedete. Anche perché è inutile piantare due Snoopy sulla stessa fila, perché non congelerebbero. Cioè farebbero un danno solo con il loro seme e basta. Che poi non è neanche tanto danno, perché fa pochissimo. Squash! Senti, vai. Ah sì sì, un'altra cosa, la squash può fare dei danni multipli, ovvero se tipo ci sono due zombie o tre o quattro, non so quanti ne volete, tutti sulla stessa casella, appena lo squash salterà schiaccerà tutti quelli di quella casella, quindi può ammazzarne quanti ne vuole. E il cugino della più shooter, ovvero del repeater, almeno il tripeater, spara piselli in tre linee, ovvero 1, 2, 3. Come vedete ha un costo molto elevato, 325, ma è abbastanza forte, che lo vedremo nella prossima parte. Io con questo vi saluto, ciao a tutti!